Che l'opera sia strategica è fuori dubbio, così come è innegabile che la sua realizzazione sia complicata dai dubbi sollevati da più parti per quello che chi protesta definisce come il mancato coinvolgimento dei territori attraversati dall'infrastruttura. Certo è che i lavori per il completamento della ferrovia Pescara-Roma vanno avanti e che il governo è chiaramente intenzionato a portare a compimento un'infrastruttura definita strategica per il collegamento dell'Abruzzo alla capitale. Ad annunciarlo ieri è stato anche il vice ministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami, nel corso del vertice che si è svolto al Castello Orsini di Avezzano con i rappresentanti degli enti coinvolti e la stessa RFI, a cui farà capo la realizzazione dell'opera che proprio nel tratto marsicano troverà il motore per concretizzare l'agognata velocizzazione della Pescara-Roma. Ma intanto è necessario affermare con chiarezza che quest'opera è strategica per il governo nazionale, che necessariamente dobbiamo fare anche il punto rispetto a quello che è il fabbisogno complessivo di realizzazione dell'opera, rispetto a chi magari in passato annunciava investimenti che poi non venivano tradotti in operazioni e in progettazioni concrete. Noi abbiamo delle scadenze importanti sui quattro lotti che finalizzano l'opera, vale a dire sulla Roma-Tagliacozzo, Tagliacozzo-Avezzano, poi sul Mona e Pratola, che evidentemente conoscono fasi diverse. Abbiamo la Tagliacozzo-Avezzano, la Sulmona-Pratola, i PFTE che dovrebbero essere pronti a settembre, da cui poi partirà dibattito pubblico e conferenza dei servizi, le tratte residue, vale a dire appunto la Roma-Tagliacozzo e la Avezzano-Sulmona, che dovrebbero andare invece in DOCFAP, in documento di fattibilità alternativa progettuale, per dicembre. Perché sono importanti questi step? Perché da lì noi avremo, come dicono i nomi stessi, i documenti, la individuazione del fabbisogno tecnico e soprattutto economico da cui poter trarre definitivamente il sunto e il fabbisogno di realizzazione dell'opera da poter reperire o in manovra di bilancio o tramite gli FSC o altre fonti di finanziamento che sono funzionali all'atterraggio complessivo di un intervento che oggi noi stimiamo verosimilmente più appunto in 10 miliardi che in 8, ma è un'opera necessaria perché mette in correlazione l'Adriatico e il Tirreno, avvicinando, perché oggi ormai i tempi non si quantificano più in chilometri ma in minuti, realtà importanti come Roma, Avezzano, Sulmona, Tagliacozzo fino a Pescara. Di questi 620 milioni si è parlato, cosa c'è già e cosa potrebbe arrivare? Beh, intanto per quanto riguarda i 620 milioni siamo più sul lato pescarese, vale a dire sull'interporto, vale a dire appunto sulla parte che è già finanziata e che pertanto dovrà essere realizzata secondo i tempi di progettazione e di realizzazione di quel capitolato d'appalto. Il tema grosso però rimane l'obiettivo di ridurre significativamente i tempi per quanto riguarda Roma-Tagliacozzo fino ad Avezzano, perché l'altro tratto, i progetti alla mano, dovrebbe comportare una riduzione di intorno un quarto d'ora, quindi significativo ma non incisivo rispetto invece all'ora e passa in meno di trasporto che riporrebbe invece l'intervento sul lato da Roma fino ad Avezzano. Ed è su questo che maggiormente il governo intende impegnarsi, perché è chiaro che la velocizzazione del trasporto e la maggiore fruibilità di un servizio di accesso alla capitale è quello che noi intendiamo realizzare per dare maggior continuità territoriale a tutto l'Abruzzo.